Ciao, benvenuto ad un nuovo video. Quando gli animali nascono, sono molto carini e graziosi e sono anche sicuro che avrai visto un cane o gatto crescere da quando era un cucciolo. Ma sapevi che ci sono tanti altri animali che da cuccioli sono veramente adorabili? Da un cucciolo di giraffa nato in un modo piuttosto incredibile a tanti altri. Un video assolutamente da vedere se ami gli animali. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. Il koala è un marsupiale australiano. Quando nasce è sordo, rosa e senza peli. I primi minuti di vita sono i più importanti per il cucciolo di koala, che alla nascita pesa solamente 1 grammo e grande 2 centimetri. Successivamente, il koala deve trovare un modo per entrare nella sacca della madre. Lì all'interno cresce per 6 mesi e segue la madre per tanti altri. Dopo 1 anno, il koala lascia la madre e deve riuscire a sopravvivere da solo nelle foreste pluviali e nelle aree circostanti. Un'altra curiosità che devi sapere è che sono animali a rischio estinzione a causa degli incendi forestali e del disboscamento, che rende i loro habitat non vivibili. Spero solo che si trovi un modo per salvare questo adorabile animale australiano. Non credi anche tu? Numero 9. Gli elefanti sono mammiferi giganti che si trovano soprattutto in Africa. L'elefante africano viene considerato l'animale di terra più grande esistente oggi. Quando nasce, l'elefante è grande solamente 1 metro. Bevono solo il latte materno e la loro vista non è delle migliori, ma riescono comunque a sentire, odorare e toccare la madre. I cuccioli di elefante non sanno neanche utilizzare la loro proboscide, quindi lo succhiano proprio come fanno i neonati con il loro pollice. Dopo 5 o 6 mesi imparano ad utilizzarlo per mangiare e bere. Dopodiché l'elefante inizia ad imparare tutto e rimane con la madre fino ai 12 o 16 anni. Visto che gli elefanti sono giganti, devono bere spesso. Un elefante adulto beve da 150 a 200 litri al giorno, gli stessi di una vasca da bagno. Mangiano anche fino a 300 kg di cibo al giorno, tra cui frutta, erba e radici. Numero 8. Il quokka è un animale che probabilmente non conosci. I quokka sono marsupiali notturni piccoli, cugini dei canguri. Vivono soprattutto nel sud-ovest dell'Australia, nelle foreste vicino alle paludi e ai fiumi, e la notte emergono per cercare cibo. Un quokka in media è grande 50 cm e pesa tra i 2,5 e i 5 kg. I quokka neonati sono ancora più piccoli e carini. Proprio come i canguri, la madre li mantiene nella sua sacca. Sfortunatamente però, i quokka sono a rischio estinzione e potresti anche essere multato se li accarezzi o gli dai da mangiare. In questo modo possono proteggere l'animale, ma nonostante gli sforzi, anche gli stessi quokka non vogliono qualche volta i loro piccoli. A quanto pare la madre li lancia fuori dalla sacca appena si trova faccia a faccia con un predatore più grande. Numero 7. Il panda è un mammifero che si trova solo in Cina e purtroppo anche a lui è a rischio estinzione. Però tanti paesi nel mondo si stanno prendendo cura di alcuni panda nei loro zoo e in alcuni casi riescono anche a riprodursi. Quando nasce un panda è piuttosto piccolo, circa 900 volte meno della madre. Sono rosa e hanno pochissimi peli. Crescono piuttosto velocemente, ma dopo 2 mesi diventano subito grandi e in appena 2 anni riescono anche a diventare grossi e forti. Nonostante siano piuttosto carini, i panda possono essere anche pericolosi. Hanno un morso molto forte e dei denti che usano per mangiare il bambù, una pianta piuttosto dura. I panda riescono a mangiarne anche dai 10 ai 40 kg al giorno. Il panda è anche l'animale utilizzato nel logo della WWF. Numero 6. Nel mondo ci sono 50 specie diverse di coniglio. I conigli sono molto popolari soprattutto con i bambini. Amano mangiare le piante e bisogna dargli soprattutto il fieno, visto che le sue fibre sono importanti. I conigli neonati nascono nei nidi e qualche volta può capitare che alcuni di loro nascano morti, quindi bisogna ripulirli spesso. Nel frattempo, mamma coniglio potrebbe distrarsi con del cibo tipo le carote.
Se i piccoli non hanno problemi, ti conviene lasciare mamma coniglio in pace, anche perché se gli dai fastidio potrebbe iniziare a non pensare più ai suoi figli. I coniglietti nascono senza peli e dopo 7 giorni aprono gli occhi e iniziano a sviluppare il pelo. Dopodiché, il coniglio resta con la madre dalle 4 alle 6 settimane, arrivando ad essere grande come la tua mano e abbastanza esperto da riuscire a sopravvivere da solo. Numero 5. La gallina è il più comune delle specie di uccello sulla Terra e depongono un uovo ogni giorno. Se l'uovo viene fertilizzato da un gallo, potrebbe anche nascere un pulcino. Ma non preoccuparti, è quasi impossibile trovarlo tra le uova del supermercato. Dopo un po', la gallina si siede sull'uovo per tenerlo a caldo e proteggerlo. Questo periodo si chiama incubazione e può durare fino a 21 giorni. Successivamente nasce il pulcino. Per uscire deve beccare il suo stesso uovo con il becco. All'inizio ha il pelo morbido, ma ben presto cresce il piumaggio. In termini di cibo, mangiano di tutto, ma gli allevatori danno del mangime speciale fatto da loro. In media, la gallina vive dai 5 ai 10 anni e ce ne sono di tantissime specie. Il gallo inoltre fa chicchirichì la mattina quando si alza il sole. E ora ho una domanda per te. È nato prima l'uovo o la gallina? Se sai la risposta, scrivimela nei commenti. Numero 4. Le giraffe sono gli animali di terra più alti al mondo e in media sono alte 5 metri. Le puoi riconoscere soprattutto grazie al loro lungo collo e dalla pelle a chiazze nere. Vivono soprattutto in Africa, ma si vedono spesso anche allo zoo. Quando un piccolo di giraffa nasce, cade a ben 2 metri dal terreno, visto che la madre lo dà alla vita mentre si trova in piedi. Ma non preoccuparti, la caduta non gli fa male, anzi, la fa anche respirare per la prima volta. Ben presto inizia a camminare e correre da sola. E questo è molto importante, visto che condivide l'habitat con altri predatori tipo i leoni e le iene. Però la giraffa riesce a correre facilmente fino ai 60 km orari. Ma non solo, riesce anche a nuotare. Incredibile secondo me. Numero 3. I pinguini nascono dalle uova proprio come gli altri uccelli. Sono uccelli di mare che non riescono a volare e si trovano soprattutto al Polo Sud perché amano le acque fredde. Ci sono 18 specie diverse di pinguino e proprio come gli altri uccelli costruiscono un nido dove depongono le uova e ci si siedono sopra per tenerle al caldo. Qualche settimana dopo, crescono un piumaggio spesso per tenere a bada le basse temperature e successivamente diventano anche indipendenti. Inoltre, sai perché dondolano quando camminano? Perché camminano con le loro ginocchia. E se ci provi, capirai che farlo praticamente sempre è piuttosto difficile. Incredibile come questi animali riescono a farlo per tutto il tempo. Io sicuramente non ci riuscirei. Tu invece? Fammelo sapere nei commenti. Numero 2. I criceti sono animaletti molto popolari, soprattutto con i bambini piccoli, e si trovano in tutti i negozi di animali. Ce ne sono di 5 specie diverse, e 3 di queste vengono tenute come animaletto da compagnia. Quando nasce un criceto, è senza peli e completamente cieco e sordo. Sono grandi solo 1 centimetro e pesano solamente 2 grammi. Dopo un po' inizia a crescergli il pelo e iniziano a camminare in ricerca di cibo e acqua. Dopo 2 settimane aprono gli occhi e 1 mese dopo non hanno più bisogno della madre. Nonostante si pensi che siano animali che devono vivere insieme, in verità sono animaletti che combattono spesso tra di loro. I criceti vivono per 2 anni e crescono fino ai 5 cm con un peso dai 20 ai 45 grammi. Se stai cercando di accudirne uno, non dimenticarti che non sono molto longevi. Numero 1. Come gli elefanti, l'ippopotamo è tra gli animali più grossi del mondo. Gli ippopotami si trovano soprattutto in Africa, vicino alle zone con dell'acqua. Il motivo di ciò è perché la loro pelle non resiste molto al calore. Alla nascita, la madre lascia il gregge per 2 settimane per dare la nascita al suo piccolo sulla terra o sull'acqua. Durante queste 2 settimane, il legame tra la madre e il piccolo è estremamente stretto e lei farebbe di tutto per proteggerlo.
Gli ippopotami sono molto sociali e vivono in gruppi tra di loro. Sfortunatamente però anche l'ippopotamo è a rischio estinzione a causa della caccia e della perdita degli habitat. Inoltre sono animali aggressivi, soprattutto quando si sentono in pericolo, quindi fai attenzione quando li incontri perché attaccano chiunque, anche gli animali. Quale pensi che sia il più carino quando nasce? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.